Buongiorno, bentrovati a questa nuova modellazione. Sempre nella morsa, sempre pezzi della morsa, e questo qui è il proprio pezzo della morsa che scorre. Allora, due viste, vista principale, vista dall'alto, e direi che il tutto si risolve modellando questa vista principale. E poi estrudendola per 20 e poi lavorando su questa parte centrale, questo scasso, e su questi due fori. Quindi incominciamo subito a costruirci questo schizzo. Prima però dobbiamo al solito aprire i file che ci servono. Allora, inizio, nuova parte. Millimetri. E poi un nuovo disegno, nuovo inizio, nuovo, un disegno ISO millimetri europeo. Ok, questo al solito per ricostruire le proiezioni ortogonali e verificare che stiamo facendo il pezzo in maniera corretta, il modello in maniera corretta. Solita suddivisione dello schermo, affianca verticalmente e solita sistemazione. Portiamo il file di disegno nella stessa metà finestra, metà schermo, diviso in due. Quindi qui abbiamo il nostro esercizio, la nostra morsa, il nostro pezzo da costruire, i dati, la proiezione ortogonale. Qui abbiamo la proiezione che man mano rifaremo, man mano che sviluppiamo il solido. Allora, parte 1. Piano XZ, piano ok, inquadriamolo frontalmente e cominciamo a fare uno scarabocchio che sta per lo schizzo. Allora, 1, 2, 3, 4, tac, 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 verticale, orizzontale e qui. Perfetto, allora chiudiamo subito lo schizzo, poi il solito discorso, cerchiamo di mettere a posto la geometria il più possibile. Faccio questo qua, esco, faccio questo qua orizzontale, poi parallelo a quello che ho appena messo, sia questo che questo, e già che ci sono, visto che questi chiaramente dalle quote desumo che siano uguali, metto una bella anche uguaglianza fra questo e questo. Poi perpendicolare, questo è perpendicolare a questo e questo è perpendicolare a verticale. E direi che anche questo lo faccio parallelo alla base, quindi parallelo questo alla base. Perché faccio il parallelo e non faccio orizzontale e verticale? Perché in questa maniera, usando il parallelismo, se io dovessi ruotare, adesso faccio vedere i vincoli, dovessi ruotare la figura e l'unica orizzontale è questo, sciolgo questo vincolo qui e poi ruoto la figura come voglio perché i parallelismi si mantengono. Se io metto tutto orizzontale o tutto verticale, la figura per ruotarla devo buttare via tutti i vincoli e rifare tutto da capo. Ancora, posso passare alle quote? Dunque, questo qui è 55. E gli smussi 3x45, quindi anche qui potrei fare che sono, vabbè, facciamo questo qui da 55, che sono uguali le lunghezze, però devo ricorrere alla quota per dire che sono uguali le lunghezze, oppure posso dire che sono uguali i due segmenti obliqui. Direi che non vale la pena. Quota 55 la larghezza totale, quota. Da qui a qui 55 sono proprio fuori completamente, quindi metto la quota, gliela avvicino in maniera che posso zoomare senza perdere informazioni. Perfetto, adesso mettiamo la quota di questo sotto che è 36, se non vedo male, 36 quota 36. Poi facciamo anche che i due segmenti verticali siano uguali. Questo e questo sono uguali.
mettiamo questi smussi 3 per 45, quindi faccio così, qui scrivo che è 3 e poi dopo faccio la quota verticale e gli dico che è uguale, e poi faccio la quota orizzontale e gli dico che è uguale, prendi, allora fuori schermo, uguale, perfetto, conferma, ok, poi faccio la quota verticale di questa parte di qua e gli dico che è uguale a questa e do l'ok. Quindi 55, 36, non ho fatto la larghezza, la 55 c'è, 36 c'è, 30 la larghezza tra questo spigolo e questo spigolo, mettiamolo, da qui a qui 30, si è un po' stortata ma non mi faccio problemi in questo momento. L'altezza 25, forse prima di mettere l'altezza è meglio cominciare a posizionarlo. Allora provo a mettere l'altezza, se non si deforma la figura vado avanti, se no la tolgo, 25 non dovrebbe deformarsi, un po' sì. Adesso metto questo, lo posiziono, allineo il centro col centro, quindi allineo questo centro, questo vedrete che mette a posto tutto con questo centro, perfetto. E adesso vado a dunque, tre quote necessarie, quindi due sono la posizione, mi manca il 19 che è l'altezza, la distanza tra questo e questo, mettiamo la quota di 19 e poi posizioniamolo. 19. E poi due quote necessarie alla posizione. Questo punto centrale coincide col punto centrale del sistema di riferimento. Completamente vincolato. Ok, quindi mi fermo un attimo prima di chiudere lo schizzo. Prima si disegna uno scarabocchio, poi si mette a posto la geometria, cercando più possibili relazioni all'interno dell'oggetto, quindi un lato lo direzioniamo secondo il sistema di riferimento, gli altri perpendicolari, paralleli, poi cerchiamo le uguaglianze, cioè tutto quello che sono i vincoli geometrici. Quando abbiamo messo a posto la geometria, passiamo alle quote e per ultimo il posizionamento dello schizzo. Fine. Ok, mettiamoci nella vista assonometrica, facciamo anche questo, imposta vista corrente adatta alla vista, perfetto, ed estrudiamo di 20, e lo estrudo dal piano 20 mantenendo uguale estrusione nel verso della Y positiva e Y negativa, in maniera a mantenere il piano dello schizzo come piano di simmetria. E do l'ok. Ok, abbiamo fatto la prima lavorazione. Salviamo il file salva con nome, quindi 03 morsa scorrevole film 00. Mi sembra che il filmato lo attaccassi dopo, giusto? Filmato e facciamo subito la messa in tavola. Allora, figura base è questa, qui la scala è 3 mezzi, quindi una scala di ingrandimento. Spostiamola e facciamo anche la proiezione dall'alto. Ok, allora la vista principale è uguale, quello che abbiamo fatto, il contorno è uguale. Nella vista dall'alto qui compaiono delle righe tratteggiate che qui non ci sono, ma questo non è un errore perché gli spigoli sono qua sopra e qua e chiaramente qui ci sono, ma ci sono anche nell'oggetto perché anche nell'oggetto questi spigoli ci sono. Questo è dovuto al fatto che quando io ho fatto questa vista ho preso questa linea e
gli ho detto non renderla visibile questa linea, e gli ho detto non renderlo visibile questa linea, e gli ho detto non renderla visibile, e per ultima la quarta. Perché ho fatto questa operazione? Perché qui di linee nascoste ce ne sono altre. Allora, queste le voglio vedere perché mi danno la profondità dei fori, e se le cancello non vedo più quanto sono profondi questi fori. Ma queste qua, queste lì che ho appena, diciamo, non le ho cancellate, le ho eliminate dalla visibilità, mi avrebbero solo impasticciato, impicciato nel disegno. Per cui questa operazione l'ho fatta per rendere più lineare poi questa rappresentazione. Fino adesso le rappresentazioni sono le stesse, quindi vuol dire che fino adesso nella modellazione ci ho preso. Passiamo a costruire questo scasso, eccolo qua, questo scasso che parte dalla faccia superiore, e va in basso di 16. Allora, torniamo nel nostro file di parte, avvia schizzo qui, e facciamo un bel rettangolino. Ok, ancora al solito, questo è già chiuso, non c'ho bisogno di chiuderlo, incominciamo a mettere a posto la geometria orizzontale, questo angolo retto tra quello che ho appena fatto, ancora angolo retto e ancora angolo retto, e fin qui ho messo a posto la geometria tale per cui se adesso io prendo questo e lo sposto rimangono tutti e quattro gli angoli retti, e al massimo o si sposta o cambia questa dimensione. Mettiamo a posto la lunghezza, è di 20, e allora facciamolo. In realtà era meglio mettere a posto ancora un po' la geometria, però vabbè, ho fatto questo. Diamo un'occhiata un attimo qui. 4 e 4 sono queste distanze, e allora mettiamole 4, questo da questo, se è 4 facciamo così, perfetto. Adesso lo devo centrare lungo l'asse X, e lungo 20 l'abbiamo già messo, quindi ed è chiaramente in asse, quindi equidistante da questo spigolo e da questo spigolo. Però non ho la quota. Mi metto a far calcoli? Proprio direi di no. Faccio una cosa molto che vi consiglio di fare. Quoto da qui a qui. E trovo che è 29.975 e lo lascio. Poi in realtà è 9.748.907. Lasciamolo così. Poi giro. Quoto da qui a qui la stessa lo spigolo 14 0. Lui mi dice: guarda che questa quota non ti serve, non importa, lasciamola lì, accetta, l'accetto come quota ausiliare. Adesso non sono uguali, facciamo così, proviamo a mettere questo a 18. Chiaramente questa si è aggiornata, quello che ho tolto di là, l'aggiunto di qua, 17, non è ancora centrata. A questo punto è facile centrarla, 17.5, anche questa è 17.5. Con un colpo solo l'ho centrata, e ho anche controllato di averla centrata in maniera corretta, perché se avessi fatto i calcoli poi forse un controllino gliel'avrei dato a quei calcoli. Quando si fanno calcoli la possibilità di errare c'è, mentre lui non sbaglia. A questo punto completamente vincolato, fine. Estrudi e scassare per 16, se non ricordo male, eccolo qua, 16. Estrusione, questo, 16. A togliere, il verso l'ho preso giusto, non c'è bisogno che lo vada a cambiare perché l'ha già preso. 16, diamo l'ok. Mi sono reso conto di non aver fatto i raggi d'arrotondamento da 2, poco, male. Riapro lo schizzo e faccio i miei raggetti. Di raccordo, 2, eccoli qua, 1. 2, 1, 2, 1, 2, l'ultimo, 1, 2, fine, estrusione c'era già, torniamo di qua, aggiorniamo, eccola qua, quindi questa vista adesso ancora coincide e questa vista ancora coincide. Perfetto, facciamo il cilindro che esce, eccolo qua, questo foro.
di diametro 12, quindi mi metto, posso farlo anche su questa parete, ma facciamo così, mettiamoci su questa parete, facciamo qui lo schizzo, diametro, cerchio, scusate, diametro 12, 12, posizione, beh, sta in mezzeria e sta a distanza, bello, sta a distanza non definita. Benissimo, anche se qui c'è una tangenza con la parte bassa, quindi si può anche pensare dove stia. Beh, facciamo così. Proviamo a metterlo in tangenza. Allora, proviamo a metterlo in tangenza, quindi questo. Innanzitutto lo posiziono sull'asse di mezzeria, quindi faccio coincidere questo con il punto medio. L'ho preso un punto, non ho preso il punto medio, non faccio coincidere, ma allineo quello sbagliato, questo con il punto medio. Perfetto, e l'ho messo in mezzeria. Adesso vado a proiettare questo spigolo, eccolo qua, che è lo spigolo. Questo spigolo qui, e poi metto in tangenza questo con quello spigolo che ho appena proiettato. Senza quote, come d'altronde mi indica la figura, che ho come modello posizionato questo cilindro. Fine. Questo cilindro parte da questa faccia, adesso lo rigiriamo, lo mettiamo in una posizione, parte da questa faccia e va fino in fondo. Allora, tac, estrudi in fondo, cioè fino alla cavità. Estrudi questo a tagliare fino a questo faccia. Diamo l'ok, andiamo qui, aggiorniamo. Se è tutto corretto, rivediamo le stesse identiche proiezioni ortogonali, e in effetti guardate la vista superiore con la vista principale con la vista principale, perfetta, e guardate anche la vista dall'alto con la vista dall'alto, sono esattamente la stessa cosa. Ricordate che qui abbiamo eliminato due spigoli, ma quelli ho già spiegato perché. Bene, mi rimangono le due filettature da fare. Allora, la faccia è questa. Avvia schizzo. Su questa faccia. Qui faccio due punti. Perché per fare le filettature mi basta anche avere un punto. Ora metto a posto questi due punti, vediamo come. Stanno a 10 dallo spigolo. Quindi anche di qua. Ok. E stanno a 9 dallo spigolo sopra, allineati tutti e due a 9, quindi io faccio un allineamento orizzontale, questo con questo, e poi metto la quota, oppure mettevo due quote, la stessa cosa. Preferibile più vincoli geometrici e meno vincoli numerici, meno quote. Posizionati fuori, completamente vincolato, fine, andiamo a fare le nostre due filettature. Filettatura, questo punto, dunque, non è filettatura, scusate, devo fare il foro filettato, ho proprio sbagliato, foro, eccolo qua. Quindi prendo questo e questo, si ricorda l'ultima lavorazione che era un foro, adesso devo andare a fare un po' di sistemazioni. Allora, la filettatura, foro filettato c'è. Nessun imbocco, perché se non ricordo male non c'è nessun imbocco, esatto. Poi le filettature sono da M5 per 0,8. Quindi profilo metrico già c'è, qui è un 5 per 0,8, ok. Poi sono profonde 8 il foro, 6 la parte filettata. Allora, 8, quindi questo è 6 e questo è 8. E dovrei esserci perché hanno un... Allora, vediamo un attimo.
Sì, ok, c'hanno questa terminazione. 6, 8, perfetto. La direzione, la presa corretta, quindi c'è tutto, terminazione, punto di foratura, diametro, celle, due posizioni, sì, e do l'ok. Vado di qua, gli faccio fare l'aggiornamento e direi che a livello di proiezioni ci siamo perfettamente la stessa identica cosa. Adesso devo controllare le quote, chiaramente quoterò questo disegno, ma il pezzo è finito, inquadriamolo. E salviamolo. Adesso passiamo all'ultimo controllo perché le viste mi danno lo stesso, cioè mi danno un ok su come ho lavorato. Mi dicono: guarda, hai lavorato correttamente perché sono esattamente le stesse cose. Adesso vado a mettere i numeri così sono sicuro fino in fondo che è lo stesso oggetto. Benissimo, assi, quindi annotazione. Assi, questo foro, questo foro, poi qui c'ho degli assi, questo foro, mettere qui, e la stessa cosa, ho preso, lo allungo. Ho preso il foro all'interno, lo scasso all'interno per mettere quest'asse di simmetria, ma sappiamo che è la stessa identica roba. Poi questi fori qui ancora c'ho questa lavorazione, giusto? Perfetto, allunghiamola, allunghiamola di qua. Ok, gli assi li ho messi, qui l'asse orizzontale non si può mettere perché non è simmetrico per niente rispetto a questo piano, a questa traccia di piano Y, Z, X, non è simmetrico, di qua c'è il foro, di qua c'è le filettature. Andiamo avanti con le quote, mettiamo quelle che sono qua sotto, le stesse, allora, quota. Da qui a qui c'è lo stile da sistemare, lo facciamo subito. Gestione, stile, via gli zeri finali. Ok, chiudi, poi mettiamo il raggio. Raggio 2 e ci siamo. Mettiamo le due profondità di filettatura. 6 nella profondità del foro. 8. Poi la posizione 4 e 4, mettiamola. Controlliamo anche questo. 4. 4. Larghezza globale 20 e qui le quote sono, le ho messe tutte e sono esattamente le stesse delle proiezioni date. Allora, inquadriamo quest'altra, anche qui inquadriamo quest'altra. Allora, 55, iniziamo da 30, quota. Poi c'è 30 da questo spigolo, trentasei, spostiamo la vista leggermente verso l'alto o questa verso il basso, che più o meno l'effetto è lo stesso, così le stacchiamo un po' di più ancora, 55. Perfetto, 16, 19, 25, mettiamole tutte.
19. La quota, questa qui, 12, lo smusso, che quotiamo, non è un modo molto, diciamo, canonico di quotare lo smusso, ma va bene lo stesso. L'unico problema è posizionarlo 3x45, anche qui lo stile, gli zeri degli angoli via, gli zeri finali degli angoli via, via, salva e chiudi. 3x45, queste ci sono, questo c'è, la posizione della filettatura e la filettatura, sono le ultime due quote, fino adesso è tutto uguale, posizione della filettatura, notazione, quota. Questo asse rispetto a qui, 10, questo asse rispetto a qui, 9, giusto, e la quotatura M5 per 0,8, grado di tolleranza di lavorazione 6H perché sono fuori, perfettamente uguale, tutte le quote uguali, la vista l'avevamo già. Scusate il gioco di parole, vista uguale, l'oggetto è esattamente quello che abbiamo modellato, uguale a quello proposto nelle proiezioni ortogonali. Qui qualcosa secondo me avete imparato anche facendo proprio il pezzo. Per cui mettete un bel like se il filmato vi è piaciuto. Ricordatevi come sempre di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, perché di materiale ce n'è tanto e ne sta arrivando tanto. E non mi resta che augurarvi buon lavoro e arrivederci al prossimo filmato.